You heard what? Who am? Nino Longobardi, classe 53, è una presenza importante nell'arte contemporanea italiana, internazionale e di Napoli. Cresciuto artisticamente sotto l'ala protettiva di Lucio Amelio, che agli esordi ne intuì il talento e la creatività, l'artista ha attraversato un percorso di ricerca che si è snodato tra una serie di aree di interesse che andavano dallo spazio all'architettura nello spazio fino alla figura umana, sintetizzata in pochi decisi tratti di pennello, matita e carboncino. Secondo me è l'arte che scopre te, non sei tu che scopri l'arte, no? Non è una pratica. E che a un certo punto sei portato a fare delle scelte, così un po' automaticamente, non sai neanche perché, poi alla fine ti trovi a fare delle cose e le coltivi, le porti avanti, cerchi di migliorare, cerchi di, no? Ma l'origine qual è? Non si sa, insomma, è un mistero. Dove ho conosciuto i ragazzi? I ragazzi non li ho conosciuti, nel senso che è un rapporto che come dire, è nato in modo così normale, spontaneo, no? Io poi mi nutro della loro energia, quindi è fantastico, è bello. Intanto sono ragazzi che hanno energia da vendere, sono intelligenti e secondo me ce la faranno ad andare lontanissimo. Quindi è una bella cosa, fondamentale. La mostra è composta da un oggetto e da due disegni. Il lavoro è stato creato per lo spazio, perché è uno spazio particolare, uno spazio dove il lavoro è concentrato in qualche modo e quindi non puoi esporre qualsiasi cosa. E la parte bella di questo progetto, di questo lavoro, è che diciamo della galleria, è che ti porta poi ad inventare una cosa per lo spazio. E con Nino Lombardi continuiamo, diciamo, il concept della galleria, che è quello di, diciamo, esporre un'opera, un lavoro per ogni artista, e siamo abbastanza entusiasti di avere un nome importante come lui, ci permette appunto di assorbire la sua esperienza. Vabbè, diciamo veramente quest'opera si riallaccia un po' a un progetto che era nato già da tempo, e diciamo in questo momento specifico si realizza una prima opera che poi verrà portata avanti in una serie ancora da stabilire, grosso modo sulle 100 tirature, e poi ci sarà anche la presentazione di una grafica in 30 esemplari che sempre è stata realizzata specificatamente per questa mostra. E comunque per noi è anche importante iniziare, diciamo, a pensare a dei lavori fatti in serie, perché ovviamente questo consolida anche il lavoro con l'artista anche nel tempo, quindi non si tratta semplicemente di una mostra che dura un mese, due mesi, ma comunque un progetto da portare avanti che poi si può ampliare, presentare anche in altri luoghi. Un saluto a Paolo e Paolo. Un abbraccio. Il successo internazionale è arrivato negli anni Ottanta. Il tremendo terremoto di quegli anni coinvolge Longobardi e lo pone di fronte a una questione importante. Può fare qualcosa l'arte di fronte alla morte? Da lì Nino Longobardi non si è più fermato. La sua ricerca ha viaggiato per il mondo: New York, Boston, Barcellona, Parigi, Berlino, Copenaghen. Uno sguardo attento, una luce minimalista e nuova. È interessante perché in realtà noi abbiamo cominciato tanti anni fa, da piccoli eravamo già seri, eravamo quindi quei bambini che già avevano un'impronta, come dire, problematica, e di conseguenza siamo andati avanti, lui su un piano, diciamo, appunto più evidente di problematicità, io cercando di divertirmi e quindi di sollevare perlomeno con l'arte la mia depressione. Lui non aveva ancora rivelato la sua vocazione d'artista e quindi si prestò a mettersi un cappellone, che io avevo fatto un cappellone di carta, e soffrì sotto il suo cappellone di carta, che si respirava male. Vero, sì. E quindi
anche respirare, insomma, può diventare un impegno. E qua abbiamo due dischi a testimonianza. Dopo il successo del coro, la Triade dei Teschi, presentata alla mostra God Save the Culture a Largo Baracche, Nino Longobardi propone oggi agli spazi di un'opera Dante e Virgilio, un'installazione di teschi in dialogo tra loro. Ancora una volta, dei riferimenti al corpo umano scarnificato al massimo e proprio per questo di impatto ancora maggiore. L'opera sarà la prima di una serie di multipli, circa 120, che impegneranno l'artista in un processo del tutto inedito che ha deciso di cominciare negli spazi di un'opera. Longobardi è un grandissimo maestro dell'arte contemporanea, diciamo, parte europea napoletana, sia nazionale che internazionale. Ho avuto anche la fortuna di lavorare insieme a artisti importanti come Warhol, Beuys, e per noi è solo un piacere, diciamo, portarlo da noi a un'opera. Così continuiamo il discorso di far crescere sia i nostri artisti, sia di recuperare, diciamo, di fare arte come mezzo di sviluppo territoriale. Sono due lavori fatti esplicitamente per questa mostra, quindi per un'opera, e appunto l'installazione principale, che consiste nei due teschi, poi diventerà un multiplo di 80 esemplari che viene prodotto da un'opera con Nino Longobardi, e l'incisione, anche che appunto è stata fatta ad hoc, sarà invece di 30 esemplari. Appena si entra in questa piccola saletta, che giustamente si chiama un'opera perché sembra che possa custodire soltanto un quadro e niente di più, quello che colpisce di più sono i due teschi, uno intero e l'altro spezzato a metà, come se si trattasse di una vivisezione anatomica, e poi questo suo disegno, questi suoi poeti tristi, queste immagini di una persona tormentata fatta con un segno sicuro e veloce, che è un altro dei quadri che stanno qua dentro. Credo che la coerenza di Nino, anche il suo impegno morale, diciamo, non soltanto estetico, sia una delle cose più interessanti in questa piccola mostra, piccola per le dimensioni della galleria, piccola per il numero di opere che sono esposte, però molto coinvolgente, molto forte, all'interno della quale si possono poi rintracciare una serie di segni che fanno parte del suo percorso artistico, dai tempi in cui disegnava nella galleria di Lucia Amelio, a contatto con personaggi come Beuys, a contatto con personaggi come Warhol, e poi dentro la transavanguardia e poi fuori, proseguendo un discorso diciamo autoreferenziale, cioè dove ogni disegno sembra richiamare una storia precedente. Questa sua forza e questa sua coerenza è una delle cose più belle di questa mostra. Forza, wow, continuate così.